Alla politica e soprattutto a quello che è un caso che sta facendo molto parlare nelle ultime settimane, cioè il caso Cospito. C'è da registrare la nota di Palazzo Chigi, una nota piuttosto dura dopo le azioni messe a segno dagli anarchici contro il carcere duro, il 41 bis predisposto per Cospito. La nota dice: lo Stato non scende a patti con chi minaccia. Intanto quest'oggi è attesa, come avete sentito anche dai nostri titoli, la riunione del Consiglio dei Ministri in cui è prevista un'informativa a quello degli esteri, dell'interno e della giustizia. Andiamo in diretta, apriamo con Simona Vasta. Simona. Sì, esattamente, un'informativa che faranno quindi Tajani, Piantedosi e Nordio. E proprio Tajani aveva già fatto sapere che verrà rafforzata la sicurezza di tutte le nostre sedi diplomatiche. Ricordiamo gli attacchi nella notte tra venerdì e sabato contro la nostra ambasciata a Berlino, ma anche contro il consolato generale di Barcellona, e poi appunto gli scontri con la polizia di sabato sera a Trastevere, qui a Roma, di alcuni anarchici, di un gruppo di anarchici che voleva appunto esprimere solidarietà verso Alfredo Cospito, ma che non aveva chiesto l'autorizzazione né per la manifestazione né tantomeno per il corteo. È intervenuto oggi anche il capo della polizia, Lamberto Giannini, proprio su questi scontri, ricordando che oltre 40 persone sono state già segnalate all'autorità giudiziaria e che comunque l'allerta resta molto alta. Ricordiamo anche il caso di Cospito, Alfredo Cospito, che è rinchiuso nel carcere di Bancali a Sassari. Il regime di 41 bis è un regime che gli è stato comminato dal precedente ministro della giustizia Cartabia e che potrebbe essere revocato solo in questo momento. Appunto, le richieste delegali hanno fatto proprio partire questo procedimento da parte del ministro della giustizia Nordio, che poi sarà sentito in audizione prossimamente anche al Senato, ma intanto per Cospito, che da oltre 100 giorni in sciopero della fame, resta questo regime e soprattutto resta l'inquietudine per quelle che sono state le minacce anarchiche, tra queste anche il proiettile spedito al direttore del Tirreno, un proiettile accompagnato da un messaggio particolarmente inquietante in cui si diceva che se Cospito morirà proprio a seguito dello sciopero della fame che sta facendo, i giudici verranno considerati, i giudici del suo caso verranno considerati come dei bersagli. Un clima quindi di attenzione da parte del Viminale, e di questo ha voluto parlare proprio il capo della polizia, Lamberto Giannini. Io vi lascio le sue parole. Questa protesta vede diverse manifestazioni in tante città d'Italia presso le carceri, e avete assistito anche alcuni episodi all'estero di danneggiamenti, attentati incendiari ed altro. Quindi è un fenomeno che è seguito con grande attenzione su tutto il territorio nazionale. L'agenda del governo.